il giorno in cui se n'è andato non ci credeva nessuno. I messaggi sul gruppo del partito, ma anche quelli ricevuti dai conoscenti, erano messaggi increduli, di punto in bianco. Nessuno se l'aspettava. Non ci credevo neanch'io e non mi capacitavo come una notizia del genere potesse arrivare in un momento che per me, quello che per me doveva essere semplicemente un momento di spensieratezza. E nessuno ci credeva, ma ora che siamo qua, purtroppo abbiamo la certezza che quello che speravamo fosse solo un incubo, invece è realtà. Ti descrivo così: passione, coerenza e gentilezza. Avevi una forza interiore fuori dal comune, una forza che hai utilizzato per combattere le battaglie che la vita ti ha messo davanti. Avevi una voglia di lottare fuori dal comune, dentro e fuori la politica. Hai voglia di sognare un mondo migliore e noi possiamo dire di averlo sognato insieme a te. Per me e per molti giovani del nostro amato circolo sei stato e sarai sempre una fonte di ispirazione. Da quando mi hai accolto, ormai 5 anni fa, in quella sede, a quando solo pochi giorni fa abbiamo discusso di politica locale. Proprio in quell'occasione mi hai dato l'ennesima e purtroppo ultima lezione di vita. Tante lezioni impartite e tanti consigli regalati, anche a costo di qualche lavata di capo, che se sarà però servita ad acquisire un decimo della tua capacità di unire la fermezza delle idee alla gentilezza con cui le esponevi, sarà sicuramente servita. Dicevi che c'è sempre una ragione per tutto, e posso dire che sicuramente non è un caso che tu te ne sia andato il giorno in cui, anni fa, Enrico Berlinguer pronunciava quel suo ultimo e famoso discorso a Padova. Proprio quell'Enrico il cui insegnamento volevi portare in comune. Dicevi: sarà un sindaco che vi parlerà anche di partigiani e di Enrico Berlinguer. Ora che non lo puoi più fare, ti possiamo promettere una cosa: continueremo a farlo noi. Continueremo a tenerti vivo nelle nostre lotte e nei nostri pensieri. Ci carichiamo sulle spalle il tuo insegnamento, la tua coerenza, la tua passione, la tua dedizione. Portiamo tutto con noi, nel nostro viaggio che è partito da lontano e che arriverà lontano. Per una volta siamo noi a dire giù il cappello. Ciao Roberto, alza la vittoria sempre.